Pordenone Fano, punti di domanda. Un saluto da Marco Agrossi per Serie C TV, ospitato dalla piattaforma Eleven Sports. Si torna quindi in... Non vendere i gioielli, anzi rinforzarsi. Parte adesso dalla bandierina sul secondo palo con i pugni. Tiam, pallone che è uscito. Bombaggi, sulla testa Bombaggi, rimette il pallone verso Nazzolini, colpisce invece Magnaghi e forse toglie. Arrivato anche Lazzari in area, parte Filippini, pallone sul secondo palo, il colpo di testa è per Illy, si distende Formiconi. Il velo di Magnaghi per Nocciolini che si gira a sinistra di Nocciolini, Tiam a terra, il primo tentativo di Nocciolini da giocatore del Pordenone. Di Albano Laziale, colpo di testa, poi Filippini prova la girata, contrastato dalla schiena di Stefani, ha provato il grande gol Filippini. Zuraca, Magnaghi battuto corto invece, Ciurria. Si sovrappone De Agostini, lo vede Ciurria, il cross basso per Bassoli che è rimasto lì, poi Ciurria col sinistro. La prima occasione per il Pordenone, il sinistro di Ciurria. Sempre 0-0 su tutti gli altri campi tranne che a Bassano, dove vince il Bassano. Formiconi mette il pallone sul secondo palo, non c'è nessuno, ci arriva Tiam che poi perde il pallone. Bombaggi, Tiam lo recupera solo per un attimo, c'è Ciurria, confusione. Finisce a terra Filippini, poi Fioretti che se ne va in area di rigore, tutto buono. Fioretti col sinistro, prende l'esterno della rete, l'occasione anche per il Fano che fa 1-1 con Ciurria. Sovrappone Bombaggi, fa tutto da solo Cicerelli, va al cross basso, deviato, può essere buono per Nocciolini, Magnaghi al limite, Burrai col destro piazzato, è facile per Tiam. La prima azione con Nocciolini che sbraccia, anche Magnaghi, parte Burrai, però è verso Nocciolini di testa, era una buona occasione, non è riuscito ad angolare verso la porta. Arriva anche Lanini, Lazzari sinistro, completamente sbagliato da parte di Lazzari, corpo messo male in questo caso da parte del capitano Del Fano. Colpo di testa a cercare Melandri, ottimo di Fioretti, se ne va Melandri, lo accompagna Fioretti, dall'altra parte sta arrivando anche Schiavini, se ne va da solo Melandri, sinistro di Melandri, pallone che finisce alto, ci ha provato anche il Fano alla mezz'ora con Melandri. C'è Burrai sul pallone, va lui, traiettoria che scende, colpo di testa provato probabilmente proprio da Gerardi. Adesso si distende il Pordenone, una squadra un po' lunga, Cicerelli prova ad andare uno contro uno, Cicerelli contro Sosa, Cicerelli rientra, parte col destro, Cicerelli centrale per Tiam, ha fatto tutto bene Cicerelli, tranne il tinte dell'area c'è Cicerelli, fuori anche Silvestro, parte Burrai, pallone dentro l'area verso Magnaghi, pallone che rimane lì, Magnaghi e poi Bassoli, non riesce da due passi, forse la migliore per il numero 19 Torelli. Finisce qui, è 0-0 tra Pordenone e Fano, finisce tra i fischi dello stadio Bottecchia, Pordenone che non riesce a ritrovare la vittoria, che non arriva da fine novembre.